Ciao ragazzi, sono il vostro Nero Sonero, benvenuti al mio canale. Allora, ci sono molti che mi hanno scritto: Ned, cosa pensi della questione Gigio Donnarumma rinnovo? E che cosa pensi? Accidenti a Raiola, accidenti a Gigio, vattene via, vattene tu, come la pensi? Allora, questo è un video che dirò, secondo me, il mio parere, ok, su questa questione, ma non è un parere che sicuramente che va a cercare i vostri consensi. Io nel bene o nel male dico quello che penso sempre, anche se vo controcorrente. Quindi, a questo punto comincio col discorso. Per me Gigio è uno dei pochi tre top player che abbiamo nella rosa. In prospettiva non ne vedo portiere più forte di lui e al momento è uno dei portieri più forti al mondo. Il diciamo stipendio che chiede di 10 milioni è giusto per il valore di Gigio Donnarumma. Qualsiasi altra squadra di valore darebbe quello stipendio a questo portiere. Qual è il problema? Che il Milan questa cifra non ce l'ha, non la può spendere. Quindi Gigio, come ha detto che vuole bene al Milan, dovrebbe venire incontro al rinnovo di 7 milioni. Allora, qual è il discorso? Gigio sa che è un fenomeno, Gigio sa che potrebbe guadagnarne di più e non chiede nemmeno, secondo Gigio, quello che meriterebbe, perché secondo lui meriterebbe un po' di più, e secondo Raiola, quindi viene incontro alla società chiedendo solo 10 milioni soli, che secondo me, ripeto, è un prezzo stipendio che va bene per Donnarumma, ma il Milan non lo so, può permettere, e il Milan dovrebbe arrivare a fare uno sforzo dalle 7-8 e mezzo, e Donnarumma dovrebbe accettare se vuole rimanere al Milan, se no la porta è quella, te ne vai, ciao. Perché il Milan non è al momento, per la questione del flat pay finanziario, in grado di soddisfare la richiesta di rinnovo di Donnarumma. Quando cominceremo a arrivare a avere una stabilità economica lontana dal flat pay, allora a quel punto lì possiamo rinnovare il contratto al valore che Donnarumma ha, perché è un fenomeno. Ma non dovete sorprendervi perché Donnarumma richiede un rinnovo alto. Cioè, allora, è vero che noi siamo illuminati, emozionati per l'arrivo di Tonali, un tifoso rossonero come te e me, che il suo sogno più grande era giocare al Milan, e ci è arrivato, gioca solo per 2 milioni soli, hai grande prospettiva, ma tutto da dimostrare. Gattuso, che è l'anima del milanismo, ok, ha battuto casa al Milan. Altri tempi, altri risparmi, altri soldi, ma ha battuto casa. Voleva un rinnovo sostanzioso. Non vogliamo mica dire che Gattuso non ama il Milan. Gattuso adora il Milan, però ogni giocatore fa il suo mestiere e quindi tira l'acqua al suo molino. Gigio Donnarumma sta facendo così. Raiola, ok, è il maestro per fare il benefit dei propri giocatori, i propri assistiti. Sono miliardari, dei mercenari tutti, perché anche Ibra è un mercenario, ricordiamocelo, dei mercenari tutti, però ricchi. Quindi, qual è la questione? Che o Donnarumma viene incontro al Milan con una promessa futura che il Milan poi verrà incontro a Donnarumma, o se no è meglio dividere le strade e vendere Donnarumma lontano dall'Italia, perché non lo voglio vedere nemmeno la Juventus. Ma fuori, diamolo via, perché tenere un giocatore per un anno di contratto e fa perdere ulteriore valore di mercato, perché poi magari lo dai via anche a zero, perché intanto non ti rinnova. Se veramente vuole 10 milioni, a 7 non ti rinnoverà mai, almeno che non le dai mezzo milione in più o arrivate a 8. Tanto abbiamo visto con Ibra che non si piegano, gli assistiti di Raiola non si piegano, quindi vogliono quello e bisogna dargli quello. E ripeto, non è una richiesta di troppo, cioè non è che non ne vale Donnarumma, ne vale perché è un fenomeno e i fenomeni si pagano. E il Milan se lo può permettere? Al momento no. Dovrebbe Donnarumma fare un atto d'amore per il Milan e venire
incontro le esigenze del Milan momentaneamente dell'impedimento che le dà il fair play, in futuro con una promessa data venire dopo incontro a Donnarumma con un rinnovo sostanzioso. Questo è il mio pensiero. Io adesso voglio sapere il vostro qua sotto nei commenti. Se il Donnarumma mercenario che è adesso, perché stiamo parlando di un mercenario come tutti gli altri giocatori, soprattutto fenomeni nel panorama europeo, dovrebbe venire via dal Milan, o il Milan dovrebbe venire incontro a Donnarumma, o va bene la soluzione che ho detto io, venite incontro a me, poi io vengo incontro a te. Qua sotto nei commenti, like, pressione, campanella degli aggiornamenti, sempre Forza Milan, e alla prossima.